Bentrovati, una giornata tipicamente estiva, non solo per il caldo ma anche per la proposta del giorno, l'argomento del giorno. Parliamo di cucina, parliamo di piatti leggeri. Beh sì, perché in estate è vero, è molto piacevole fermarsi in un ristorante, ma per stare in compagnia occorrono dei piatti anche leggeri, e noi siamo andati a trovare lo chef del ristorante Anche gli Angeli, Giovanni Trombatore, proprio per scoprire dei piatti freddi, dei piatti che non ci lasciano fermi a tavola ma consentono, dopo aver gustato delle ottime pietanze, di continuare con una passeggiata all'interno del salotto barocco di Noto alla scoperta dei monumenti. Ben trovato Giovanni. Buongiorno caro, andiamo in cucina e vediamo cosa fare. Senz'altro, ti seguo. E allora Vincenzo, come avevamo detto, prepariamo un piatto estivo freddo, ma maggiormente un piatto light. Light perché con questo ritorno dalla cucina spagnola, questi 2 anni passati in Spagna, loro usano molto le verdure, usano molto il tomato rama, il nostro pomodoro, la cebolla, che poi è la cipolla, per loro è un alimento che si usa tantissimo, e la mettono col pesce. Un'insalata normalissima, ma esaltata dalla frutta. Ad esempio, pomodoro tagliato a pezzi grossolani, un pomodoro tipo un piccadilli come questo, lo andiamo a tagliare. Cipolla, una cipolla rossa, noi abbiamo una cipolla di Tropea che penso che sia eccellente come le loro cipolle. Loro hanno quasi 200 tipologie di cipolla in Spagna e la utilizzano tantissimo, mentre da noi l'aglio, la cipolla è come se fosse passato di moda, perché tutti dicono no, ormai no, l'alito, la cipolla, l'aglio. Loro invece, tutti i loro piatti sono fatti con una base di aglio e cipolla. Peperone, un peperone rosso tagliato a listarelle, tagliato a fettine, tagliato in qualsiasi modo, ma l'importante è che sia fresco. Vincenzo, non fresco da frigorifero, ma fresco raccolto appena. Sedano. In estate il sedano, che viene utilizzato molto dal gambo, senza andare neanche a levare i filamenti, ma direttamente tagliato grossolano, tanto questa poi deve essere lasciata macerare, questa insalatina, qualche minuto in frigorifero. Aggiungiamoci poi anche della carota. Qual è l'utilizzo che fanno in Spagna del platano o della banana? In tutte le insalate mettono intanto il limone. Una punta di sale. E poi questa platano o banana. Non facciamo altro che prendere una banana. Se magari ce ne troviamo in frigorifero uno più maturo, poi facciamo un'altra cosa. La tagliamo a pezzettini sempre grossolani e la mettiamo in questa insalata. Cosa molto importante, loro poi con le banane o col platano un po' più maturo ne fanno una crema. Una crema dove mettono solo del limone e del sale, la vanno a mettere sopra questa insalata. Un filo d'olio extravergine. E questa è un'insalatina a cui possiamo accompagnare un filetto di pesce. Oggi ad esempio io ho preso una bella ricciola, l'ho sfilettata, una ricciola di 10 kg, l'ho sfilettata, e noi ora non la dobbiamo fare altro che scottare leggermente, mettere del sale, degli aromi. Io ho preso qua della menta, della salvia, del rosmarino e del sale grosso, appena scottata da 2 lati con la pelle, in modo che gli dia un po' di croccantezza, e appoggiata sopra viene un piatto estivo buono, ma particolarmente fresco. Allora Sonia, mi prendi il filetto di ricciola? Sonia, mentre stava sfilettando la ricciola, anche lei, come abbiamo parlato prima, mi ha fatto questa esperienza spagnola. Prendiamo un filetto di ricciola, gli lasciamo la pelle com'è, ce la possiamo fare sfilettare anche dal pescivendolo senza problemi. Scaldiamo una padella, preferibilmente sia una padella antiaderente, che sia una padella che abbia di ceramica, oppure come questa di pietra lavica, cioè il sotto è fatto in pietra lavica. Andiamo a passare un filo d'olio sulla pelle, ma appena, solo ed esclusivamente
per lucidare la parte della pelle, e l'appoggiamo su una padella, preferibilmente che sia antiaderente in ceramica oppure come questa in pietra lavica, in modo da scottarla da un lato. Per come voi sentite questo scrigorio, la pelle diventa croccante, e adagiamo sopra un ramoscello, in questo caso di menta, una foglia di sabbia, del rosmarino, e andiamo a mettere del sale. Lasciamola scottare leggermente, il calore da sotto e l'aria che passa attorno la faranno cuocere solo dall'esterno e dentro rimarranno tutti i succhi. Una volta che questa semplice, non abbiamo messo niente, non abbiamo fritto, non abbiamo, sta solo scottando, è pronta, andiamo ad adagiare vicino all'insalata catalana e abbiamo questo piatto fresco, proteico, ma allo stesso tempo molto leggero e semplice. Una volta che questo pesce è scottato, che ha preso croccantezza la pelle dall'altra parte, dentro lo troveremo crudo, ma deve essere così con tutti i suoi succhi, lo andiamo ad adagiare su questa insalata e continuiamo a condirlo con un filo ancora d'olio, una fogliolina di basilico, del prezzemolo, quello che avete a disposizione, e mettiamo ancora un filo di limone sopra, che esalta proprio il profumo di questo pesce. Insalata leggera, filetto di pesce, semplice, veloce, 5 minuti di preparazione. Adesso ci trasferiamo di nuovo nel salotto, e mentre i miei due collaboratori vi faranno vedere come fare un crudo di pesce con del pesce semplice, fresco, ma non trattato, non lavorato, solo messo con un filo di olio, del limone e della frutta. Scusa Francesco, accomodatevi un attimo qua. Vi ripresento Francesco, Marco, sono due ragazzi della scuola alberghiera che lavorano con me già da qualche mese. Posso dirvi che li ho trovati vergini in tutti i sensi, cioè nella cucina avevano le idee ma non avevano ancora l'impostazione vera, e stanno imparando in modo veramente veloce e giusto. Se vi facciamo vedere, fammi prendere il pesce, come montare un piatto di pesce crudo in 2 minuti con del pesce fresco senza andare a fare nessun tipo di lavorazione. Me lo passate un piatto per favore, prendete un piatto. Marco, quanti anni hai, che non mi ricordo? 20? 23. 23 anni. Scuola alberghiera di Pachino. Sì. Io ho insegnato alla scuola alberghiera di Rosolini, che è sempre una idea di Pachino. Prego ragazzi, montate questo crudo, facciamo vedere ai telespettatori come fare un crudo semplicissimo senza rovinarlo. Qua parliamo, descriviamo questo pesce, che pesce abbiamo? Abbiamo un baccalà. Francesco, i gamberi, cosa abbiamo? Abbiamo gambero rosso manzara. Gambero rosso manzara, cuore, questi sono riusciti da un gambero buonissimo ed eccellente a fare un prodotto quasi DOP, che è difficile farlo su un pesce, perché la DOP non si può avere su una cosa che noi andiamo a trovare al mare, ma loro tramite il DNA, specialmente l'azienda Giacalone, è riuscito a identificare il suo gambero, lo chiama cuore, il cuore di manzara, che ha disegnato questo cuore. Poi cosa abbiamo, quelli grigi? Quelle sono delle mazzancolle tipiche di acireale. Ci sono, scusa se ti faccio una domanda, abbiamo solfiti in questi pesci? Abbiamo ammoniaca? Abbiamo conservanti? Assolutamente no. Qual è il trucco per trovare questo tipo di pesce? Comprarlo come? Fresco o abbattuto? Abbattuto. Perché diciamo abbattuto? Perché un pesce di questo fresco non lo possiamo avere. Se per averlo fresco significa che ha fatto 7, 8 ore, 20 ore di pesca prima di arrivare sul mercato, dovremmo mettere per conservare i colori e il pesce o ammoniaco solfiti. Invece queste barche hanno degli abbattitori che vanno fino a meno 70 gradi, che li abbattono al momento e fanno una conservazione, si chiama criogenesi, senza mettere nessun tipo di cosa. Che frutta stiamo mettendo? Stiamo mettendo melone, ciliegie. Questo è un mercante, che è Cantalupo? No, sì, è un mercantalupo. Ciliegie. E questo che è un frutto particolarissimo, che ha dei valori antitumorali, fa bene alla pressione, melograni, il melograno è uno dei frutti più buoni, uranato in siciliano. Sopra cosa metti dopo? Il pesce va condito con sale, pepe, olio e del limone, così per
Tanto per esaltare, io ti posso dire che il limone nel gambero esalta tantissimo. Come ti dico un trucco che mi insegnò un amico mio spagnolo: l'ostrica con una goccia di gin emana dei feromoni, per cui tu trovi dei sapori diversi di mare, di salinità. Il pesce e il limone, sempre come goccia, non mettiamo mai limone abbondante, aceto, sempre sul pesce e l'aceto sono contrarissimo, perché l'aceto copre troppo. Questo è un piatto, Vincenzo, questo è un piatto di una semplicità, perché non lo sta cuocendo. Il trucco lo sai qual è? Andare oggi via internet a trovare il fornitore che abbia disponibile un pescato con certificazione che te lo mangi. Questo non è un pesce, ad esempio, questo che trovate qua non è un pesce che non andiamo a trovare in pescheria. Questo è un prodotto che possiamo trovare in pescheria, ma dobbiamo chiedere che sia abbattuto e ce lo lasciare abbattuto. Questo va portato a casa congelato. Non serve scongelarlo, perché questo ti dimostro che fra mezz'ora, fra un'ora è nero, perché non ha solfiti, non ha azidosfosa, non ha ammoniaca e cose varie. Questo, Vincenzo, ce lo portiamo sul salotto e lo assaggiamo là. Marco ci sta portando il crudo che hanno preparato prima con questo pesce fresco. Grazie Marco. Abbattuto. E Francesco che ci porta questo filetto di ombrina con la catalana. Ragazzi, grazie. Grazie Marco, a lavorare grazie adesso, Francesco. Ci vediamo dopo. Marco e Francesco hanno portato i piatti che abbiamo visto preparare all'interno della cucina del ristorante Anche gli Angeli. C'è Giovanni con me che ha descritto nella preparazione i due piatti freddi. Fa veramente piacere assaggiare durante il periodo caldo dell'estate questi piatti freschi. È stato semplice. Ora noi rimandiamo ciò che Giovanni ci ha detto, ci ha fornito con questi dati a voi per preparare questi piatti a casa. Non è difficile, Giovanni? Completamente, prodotto fresco, io dico sempre grandi prodotti, grandi piatti. Poi ti volevo fare un augurio anche a te per una buona, e a tutti i telespettatori, per una buona stagione calda. Grazie, grazie. Tu già sei abbronzato, io no, grazie. Ma mi abbronzerò. E io volevo aggiungere, prima di concludere, che un augurio per Giovanni, perché proprio in questa giornata si compie un anno della sua presenza a Noto. È tornato dalla Spagna, da Tenerife, un'isola felice, dove ha appreso anche tante altre tecniche che garbatamente ha portato nella città di Noto. Siamo veramente alla fine, Giovanni, complimenti. Grazie. Auguri per questa tua presenza, e sei stato a Noto in anni passati, ricordiamo tutti il tuo locale. Oggi c'è un nuovo locale, Anche gli Angeli, la cripta settecentesca della chiesa del collegio, che è proprio sopra di noi, qui dove io vi faccio il segnale c'è proprio l'altare maggiore della chiesa del collegio. Quindi uniamo due aspetti importanti del la città di Noto, del barocco di Noto: il 700 dove si prega sopra e il 700 sotto, dove ci si può deliziare ed è veramente una goduria per il palato. Grazie a Giovanni Trombatore, chef del ristorante Anche gli Angeli, grazie a quanti ancora una volta avete avuto l'amabilità di seguire la nostra trasmissione. L'appuntamento è per domani. Grazie a voi.